Sai, tesoro, da piccolo mi facevo questa strada in bicicletta tutti i giorni per andare a scuola. Che paradiso. Ero orgoglioso. Guarda. Ci ostiniamo a vivere a Parigi, siamo dei coglioni. Hai ragione. E non c'è nemmeno segnale, grande. Sembrate perfetti stereotipi della vostra generazione. Papà, possiamo uscire stasera? All'uno e mezzo qui, però. Come si dice? Grazie, papino. No, io non sono papino. No, lui è papi. Oh. Tu parli di sesso con tua figlia? Sì. Luna è una bambina, è piccola. Così meraviglioso! Su serio vuoi metterti con lui? È un bambino, c'è di meglio. Per esempio chi? Non so, ma io vorrei uno con cui poter parlare. Però che sia sexy, spiritoso, simpatico, intelligente. Ma che fai? Sei impazzita? Non stiamo bene qui? In famiglia? Sì. Che ci fai con i boxer di mio padre? Mi metti la crema? Chi io? Ma chiedilo a tuo padre. Dai. No, io sto leggendo. Faccio un bagno. Credi di uscire tutte le sere? Tu non ne hai bisogno, hai tutto a domicilio. Ieri sera ho fatto una cazzata, ho sbagliato. Luna, insomma, basta! Sono tanto infelice, papà. A me puoi dire tutto. Tuo padre si è messo in testa di uccidere l'uomo che ti ha toccata. Giuravi che non l'avresti fatto senza dirmelo. Ma papà, che cosa dovevo fare? Mandarti un messaggino. Cosa? Ma chi è questo pezzo di merda? Devo parlarti, Antoine. Hai messo la foto su Facebook. Ma sei pazza! Che fai? Devo sapere chi è. Dai, Antoine. Ma no, c'è un codice, cazzo. Beh, certo che c'è. Hai paura di papà? Io avrei paura di tuo padre? Fammi la ceretta, allora. Lo trovo, quello stronzo. Ti ha detto chi è? No, ma lo trovo, non preoccuparti. E rimaniamo in tema di commedie, perché quest'anno ci sono tanti film divertenti da non perdere. E vi do qualche titolo assolutamente da vedere se volete farvi due risate. Allora, vi consiglio il nuovo film dei fratelli Coen, Ave Cesare, con George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Channing Tatum e Ralph Fiennes. Il film è una critica abbastanza spietata allo show business. Divi idioti, attrici sbandate, bellocci incapaci, sceneggiatori cospiratori e Cristo che sta a guardare. Poi continuiamo con Robert De Niro, perché sarà il Dirty Grandpa, cioè il nonno scatenato di Zac Efron. E De Niro è più sboccato e scatenato che mai in questo film. Efron cerca di stargli dietro conservando una certa dignità, no? Anche quando balla la Macarena nudo e strafatto di crack. Poi, se non l'avete ancora visto, una commedia da vedere con le amiche è Single ma non troppo, con Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie e Leslie Mann. Le ragazze che cercano l'amore nella grande mela scoprono che nel frattempo non è un reato concedersi qualche scappatella. A luglio poi vedremo la grande Melissa McCarthy in Boss come Michelle Darnell, la businesswoman più potente d'America che perde la sua fortuna dopo essere stata accusata per truffa. Per ricostruire il suo impero si lancerà in un nuovo settore e chissà cosa succederà. Per i fan della commedia musicale vedremo una interessante coppia composta da Emma Stone e Ryan Gosling in La La Land, diretto dal regista di Whiplash. Lui è un pianista jazz che si innamora di un'aspirante attrice di Los Angeles. Per oggi è tutto, troverete altri dettagli nella descrizione del video. E fatemi sapere qual è il film che fino ad oggi, quest'anno, vi ha fatto ridere di più. Sono curiosa, dai. Ciao, a presto!